Idee innovative e tanta fantasia tra i giovani imprenditori agricoli premiati questa mattina dalla Coldiretti a Roma con gli Oscar Green. C'è chi alleva lumache in Sicilia ricavandone pregiato caviale, chi ha deciso di coltivare funghi raccogliendo dai bar della regione i fondi di caffè. In Sicilia principalmente perché non c'era lavoro, quindi ce lo siamo inventati. È nato quasi per gioco perché il mio collega ha sentito parlare dell'allevamento di lumache in un corso di capo azienda e da lì è nato tutto per gioco. E poi in Sicilia c'è la tradizione della lumaca, si mangia normalmente la lumaca, è un cibo comune. Giriamo per bar convenzionati con noi per recuperare fondi di caffè, una materia considerata secondo noi impropriamente un rifiuto, uno scarto, che può essere utilizzato per produrre quello che noi facciamo dei funghi, quindi delle bontà sostenibili le definiamo. C'è sempre più voglia di impresa in agricoltura tra i giovani. Nei primi 9 mesi del 2013 sono nate oltre 296.000 imprese e una su tre è stata avviata da giovani in agricoltura al di sotto dei 35 anni. Negli ultimi 10 anni un'azienda su 3 di quelle nate è condotta da under 35. Questo che cosa vuol dire in termini concreti? Vuol dire intanto possibilità di futuro, ma soprattutto vuol dire in termini concreti lavoro, occupazione e reddito in più. Quindi grande possibilità di sviluppo, di futuro intorno all'agricoltura. Questo è quello che i giovani stanno vedendo, questo lo stanno vedendo gli stranieri che vengono a produrre in Italia e a provare a realizzare attività agricole in Italia, proprio perché sia i giovani e sia ormai anche molti stranieri hanno capito che intorno all'agroalimentare italiano c'è una traiettoria di futuro.